Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze. Allora, video per farvi vedere che cosa ho imparato in questi 2 giorni con la mia portrait. Allora, intanto inizio col dirvi che ho acquistato, aspettate che abbasso così sono anche più comoda, le sketch pens della Silhouette. Aspettate che li metto lontano perché... sono una sorta di pennarelli che si mettono nella, come posso dire, non mi viene, praticamente dove si mette la lama per tagliare, quella si toglie e si mettono questi pennarelli. Ok, però andiamo con ordine. Intanto iniziamo a vedere cosa voglio disegnare. Allora, vado nella mia biblioteca e decido che mi piace questa scritta. Allora, devo andare nella scala. Allora, possiamo sia ridurre agendo, aspettate, vediamo se riesco. Aspettate, ecco qua. Allora, posso agire qui dove dice specifica dimensioni, oppure molto più semplicemente, aspettate che giro, vado qui, vedete, e me lo rimpicciolisco come voglio io. Allora, lo centro, dopodiché mi sposto nella macchina. In pratica, adesso ci spostiamo. Aspettate, abbiate pazienza. Ecco, allora, questa è la mia macchina. Allora, io ho tolto devo togliere la mia lama, il mio cutter, e vi faccio vedere, resta un attimino, vediamo se riesco, eccolo lì, perfetto. Allora, cosa vi posso dire? Allora, il set arriva in questa scatolina e in pratica ci sono questi tre aggeggi, chiamiamoli aggeggi. Allora, che servono nel caso in cui voi non vogliate acquistare gli sketch e vogliate usare le penne gel che si comprano alla Lidl, ad esempio. Allora, come si fa? Allora, nel caso in cui decidiamo di usare le sketch, aspettate che ne tiro fuori uno. Ok. Non devo far altro che aprire la mia penna ed inserirla aspettate, e inserirla, ecco, vedete? L'ho inserita tranquillamente nell'alloggiamento, giro per fermare, devo girare questo, vedete? L'ho girato e poi infilo il foglio e fa tutta la macchina. Nel caso in cui invece decido di usare una penna gel, aspettate che la cambio perché quella non mi piace il colore, e decido di usare, eccola, questa mi piace, fa molto più alloy, e decido di usare questa, cosa devo fare? Non devo fare nient'altro che provare in quale di questi alloggiamenti sta meglio. Ad esempio, se lo metto qui, sì, ci sta, qui ci sta, dov'era che, ecco, era in questo che non ci stava. Aspettate che provo a rimettere indietro perché se no non riesco a mettere a fuoco. Eccolo qua. Allora, vedete, in questo non ci stava. Allora, non devo far altro che mettere la mia penna qui, dopodiché la lascio scendere, vedete, la punta,
Però prima di iniziare a stringere bene questa... Mamma mia, ma non mette a fuoco, che stizza! Prima di stringere bene per fermare la penna, cosa faccio io di solito? La appoggio nel piano, ecco, in modo che so che comunque scriverà. E poi inizio a stringere. Magari non tantissimo, però inizio a stringere. Aspettate che ho sporcato tutto. Ok, adesso cosa faccio? La inserisco dove c'era l'alloggiamento della lama. Chiudo, ovviamente. Dopodiché inserisco il foglio. Aspettate che vedo se ho un foglio. No, questo l'ho già adoperato, ne prendo un altro. Aspettate. Ok. Essendo un A4 uso questo, ecco, l'ho segnato per benino. Poi, oh, cosa ho fatto? Mi sono inciucciata tutta, mi sono. Vabbè, giro il foglio. Vabbè, tanto di prova, era solo per farvi vedere come funziona. Allora, inserisco il foglio. Ok, e il foglio è pronto. Adesso non devo far altro. Adesso vi faccio vedere. Allora, torniamo al computer. E non faccio altro che schiacciare qui, mettere la carta, che tipo di carta è, e invia silhouette. Invio. Ok. Eccoci qua. Allora, ho stoppato un attimo la macchina per farvi vedere, perché erano tre le scritte. Ho stoppato la macchina per farvi vedere cosa ha fatto. E in pratica, aspettate, ha scritto ciò che io volevo. Ha fatto le ragnatele, i ragnetti, ha scritto Halloween, bla bla bla. Adesso poi io in pratica niente, riavvio la macchina e finirò con la terza scritta Halloween. Cosa volevo dirvi? Niente, allora, oh, aspettate, adesso vi ho fatto vedere, diciamo, la parte più difficile, cioè quella dell'utilizzo di una penna gel, di quelle che noi acquistiamo alla Lidl, se vogliamo risparmiare, se non vogliamo comprare le sketch pens, cioè dobbiamo non fare altro che infilare la penna qui, poi mettere il tutto qua, livellare e come potete vedere è tutto perfetto. Se no, nel caso in cui vogliate comprare le sketch pens, come vi ho già detto, non dovete far altro che, aspettate, ecco, inserire qui la penna. Anzi, faccio una cosa per fare la scritta diversa. Adesso mi metto la sketch pen, chiudo e
E poi riavviando praticamente avrò la scritta in nero. Niente, è tutto molto semplice, almeno per come me la sono studiata io, è tutto molto semplice. Ah, ecco, volevo dirvi i prezzi. Allora, il prezzo del portapenna, diciamo. Allora, portapenna, supporti intercambiabili per posizionare la penna con la massima precisione. Aspettate che ve lo faccio vedere. Allora, praticamente la confezione è questa e potete davvero mettere tutte le penne che volete. Costa 10 euro e 16 centesimi. Aspettate che ve lo faccio vedere. 10 euro e 16 centesimi. Mentre le penne, cioè le sketch pens, sono 8 penne, nero, rosa, rosso, verde, giallo, blu, viola e arancione, vengono 8,92 euro. Cioè, io penso che è una spesa fattibilissima, cioè, soprattutto per chi come me magari fa lavori in scrapbooking, oppure si costruisce da sola le scatole, oppure si fa da sola le etichette per le creme, i saponi, senza dover andare dal tipografo e bla bla bla. E niente, in questo momento non mi viene in mente nient'altro. Se avete domande, chiedete pure, lasciate dei commenti qui sotto oppure scrivetemi come sempre sulla mia pagina Facebook. Altro niente. Adesso io finisco di scrivere la mia terza scritta Halloween e niente. Buona creatività a tutti. Ciao!